Alcune succulente hanno uno sviluppo molto lento e stentato. Alcune addirittura non riescono a sopravvivere da sole, poiché prive di clorofilla. In questi casi risulta molto utile innestare le succulente deboli su altre succulente più vigorose, meno delicate o di crescita più rapida. Questo tipo di pratica si svolge con successo soprattutto sulle cactacee. Si scelgono come porta innesti piante vigorose come gli Echinopsis, il mirtillo cactus o vari tipi di Cereus. Su questi si innestano Areocarpus, Gymnocactus o altre specie di difficile coltivazione. Il periodo migliore è la primavera o l'inizio dell'estate, perché le piante devono essere in pieno sviluppo vegetativo per essere innestate con successo. Si sceglie la pianta porta innesto ben sana e sviluppata e la si capitozza con una lama pulita e molto affilata. Al centro del cactus noteremo un fascio di tessuto più chiaro e carnoso. È su quella porzione di tessuto che andremo ad innestare la nostra marza. Prendiamo la pianta piccola e con scarso sviluppo e la tagliamo, sempre con una lama ben affilata, in modo da ottenere la parte più bella, in genere l'apice. Se nel frattempo il porta innesto si fosse asciugato, andremo a tagliare una sottile fetta di tessuto, in modo da esporre la parte più umida e fresca, al cui contatto applicheremo la nostra marza, anch'essa ben umida, avendo cura di far combaciare il più possibile le zone centrali del cactus l'una contro l'altra. Assicuriamo la marza del porta innesto con l'aiuto di elastici o con dello scotch, in modo che per i primi giorni le due piante rimangano perfettamente a contatto. Posizioniamo la nostra pianta innestata in luogo caldo, ben areato ed ombreggiato, lontano dai raggi diretti del sole.